io parto dalla riflessione. A questo tavolo su 5 persone, 4 hanno o hanno avuto responsabilità in questo punto. Questa può sembrare un'anomalia, ma noi veniamo a sottolineare le criticità nelle quali siamo in parte, non dico il suo loro responsabili. Ma io credo che sia proprio la responsabilità che ci sentiamo caricati, che ci spinge a fare questo. E per quanto riguarda il caso, la cosa è palese. Sta dimostrando di svolgere la sua funzione con un assoluto spirito di indipendenza. Spero che si possa dire altrettanto anche di noi che in questo momento non abbiamo incarichi. E perché dico questo anche perché voglio partire dalla mia esperienza. Io arrivai con l'amministrazione alemanna, ai vertici del Campidoglio, nel momento in cui si pose la questione della gestione del debito pregresso. Il debito caduca, noi dicevamo, sono 8 miliardi. 12 c'era il centro. Io per fine fui convinto dal mio amico Causi che non era uno, che erano solo 4 miliardi. Poi il commissario ci dice, costretto a dirlo dopo 6 anni, a dicembre dell'anno scorso, che i miliardi erano 22 miliardi. Io in quell'occasione provai divinamente a dire al sindaco e all'assessore al bilancio che sostanzialmente non era lontano dalle mie posizioni, infatti se ne dovete andare dopo. Che avremmo noi dovuto sollecitare la dichiarazione di Sesto, che era il modo, la via maestra per intanto attribuire le responsabilità e permettere in condizioni la città di uscire da quella situazione. E a quello l'azzeramento vero. Si decide per la gestione commissariale, quella su cui chi mi ha preceduto ha puntualizzato alcuni degli aspetti fondamentali, che era una forma, scusate il termine, di incaprettamento del comune, ma dietro questo c'era anche un'altra cosa, e qua appunto la nostra esperienza di chi è dietro questo tavolo, diciamo, noi siamo testimoni autorevoli di questo andamento, che c'è una congestione sostanziale della mala gestione, come è definita nel titolo della mia relazione, e che è quella che ha prodotto negli anni, nei decenni, quel debito, e che ha continuato quindi con una gestione che nascondeva le cause della creazione del debito e consentiva, ha consentito negli anni successivi di nuovo una congestione di un sistema in parte anche affaristico, sostanzialmente condiviso fra le maggioranze delle opposizioni. Ora, perché siamo qua oggi? Perché noi spereremmo che ci sia discontinuità, una discontinuità che nell'anno che è alle nostre spalle non c'è stata. È vero che è un anno spezzato, che le elezioni sono state, l'insediamento del nuovo sindaco risale a un anno fa esatto, quindi abbiamo soltanto la seconda metà dell'esercizio per agire, però abbiamo la sensazione che ci dà i brividi alla schiena che non solo negli atti questa discontinuità non c'è stata, negli atti prodotti, ma continua a non esserci anche negli atti di previsione per l'esercizio in corso. E questo è un segnale d'allarme importante. Tanto che noi siamo oggi in una giornata particolare. Solo ieri si è scoperto, e lo troverete, e poi ci torno un attimo sul sito che abbiamo allestito, la vostra che i revisori dei conti alla vigilia dell'approvazione del bilancio consuntivo per il 2013, quindi per il consolidato, avevano prodotto una relazione di 105 pagine che se avessimo avuto qualche giorno prima, qualche mese prima, potevamo evitare di fare tutti gli sforzi che abbiamo prodotto in questi mesi, perché il lavoro l'hanno fatto loro. Sono 105 pagine densissime di denuncia rigo per rigo del bilancio consuntivo e quindi dei metodi di gestione. Ci sono 18, c'è la parte conclusiva che è interessante perché sono 4 pagine di denuncia, scusate, sono 18 rilievi e 6 riserve che loro esprimono, sulle quali, attenzione, la relazione di cui si è parlato molto, anche quello è un documento
già era stata evidenziata. Ma qua parliamo di un organo il cui parere è obbligatorio per l'approvazione del bilancio, con responsabilità anche di tipo penale. Se i revisori dei conti ti dicono, ti denunciano voce per voce quali sono le inadempienze e le illegittimità, questo termine viene ripetutamente usato, e ti chiedono di sanarle, significa che il Comune di Roma, allo stesso tempo di chiamarlo Comune, scusate perché la missione di Roma Capitale è una famiglia primitiva per la nostra città, il Comune di Roma a oggi in realtà è senza il bilancio consuntivo, che è un elemento indispensabile per poi produrre il bilancio di previsione, il quale bilancio di previsione riporta per intero tutte le storture di fondo che erano contenute nel bilancio precedente. Quindi c'è un obbligo da parte del Comune, qua abbiamo un solo rappresentante dell'istituzione che ringrazio molto, molto autorevole, non lo cito per metterlo in imbarazzo, essendo un giurista importante, capisce bene cosa stiamo dicendo. Quindi è questo il quadro dentro cui ci muoviamo. Ora, noi abbiamo tentato, chi mi ha preceduto l'ha fatto, ora lo farò io nei minuti che mi restano, non di dare una sintesi, perché è impossibile, è talmente vasta la materia, è talmente complessa che una sintesi nella durata di questo incontro è impossibile. Abbiamo tentato, distribuito un piccolo documento di sintesi in cui cerchiamo di riassumere quali sono i capitoli, le cause che hanno prodotto il dissesto, la gestione di questi anni e le possibili prospettive. Utilizzeremo molto il sito internet, facendo una cosa che dovrebbe fare l'amministrazione e non fa, cioè mettendo a disposizione i documenti che spesso neanche i consiglieri comunali sono accessibili. Riuscire a trovare i documenti che mettiamo a vostra disposizione è stato tutto un lavoro di ognuno di noi, trovando canali paralleli, spesso per cose fortuite, ma mettendo insieme tutto il complesso dei documenti che già da oggi troverete pubblicati sul sito, chi vorrà dedicarsi a questo potrà avere un quadro complessivo. Quello che stiamo dando oggi sono degli esempi per spiegare qual è la questione, e ripeto, lo facciamo in uno spirito di collaborazione. Il consigliere Maggi è il consigliere della lista che porta il nome del sindaco, quindi non stiamo qua a fare un atto partito. Speriamo di fornire alla nuova assessora, al sindaco, a chi di questa maggioranza consigliare vorrà utilizzare l'opportunità che abbiamo, vogliamo fornire degli strumenti che li mettano in condizione di finirla con un ciuccio che tutto sommato c'è stato, se è citato il caso di cui io la prenderò di Farmacap, perché è uno dei danni ed è particolarmente significativo. La mala gestione quindi riguarda anche le aziende partecipate dal Comune, come indicato nel titolo del via di contento, ma non solo, questo è solo un aspetto. Riprendo da dove aveva finito Riccardo Maggi sui residui attivi, che sono una delle fonti di squilibrio, ma Riccardo l'ha spiegato benissimo, perché poi vengono riprodotti nei bilanci successivi e sono una delle fonti di produzione di debiti fuori bilancio, perché a fronte di entrate che certamente non arriveranno alle casse del Comune, però le spese vengono effettuate, e i revisori dei conti per esempio ci dicono, ci danno le cifre che i debiti fuori bilancio accertati al momento della loro revisione per il 2013 sono 172 milioni, però loro dicono sono 172 milioni al 31-12, ma che viene indicato il finanziamento nel bilancio 2014, e poi aggiungono in chiusura che dopo la revisione è arrivata la notizia di altri 45 milioni, quindi siamo già sopra i 200 milioni di debiti di bilancio accertati che sono destinati a crescere, derivano dai residui attivi, derivano dai contenziosi
persi derivano, guardo ancora l'avvocato, da alcune cose che sono citate puntualmente con nome e cognome, per esempio da parcelle date a professionisti esterni al comune, per importi che ci sono delle indicazioni di 450.000 euro per una prestazione professionale, di 800.000 euro per una prestazione professionale, e che vengono con delibere di giunta riconosciuti come debiti fuori bilancio. Oh, naturalmente in tutto questo, e quindi arrivo alla parte che più mi è stata affidata, no, è completo questa parte dicendo questo che è stato fatto cenno. Oggi sui giornali leggete due cose, due notizie importanti oltre la nomina dell'assessore. L'aumento della Tari. Ecco, Roma, lo diceva Riccardo, è già la città in Italia che paga più di tempo. Il dissesto lo stiamo già pagando per più tempo, paga i cittadini romani per Tari, Tari e IVA, perché tutti i mille immediatamente 40 euro l'anno, 40 euro. Viene aumentata la Tari. Però ci dicono gli ispettori del Ministero delle Finanze che per la Tarsu e la Tari si riesce a riscuotere una quota media, indovinate un po', del 23%! Del 23%! Di questo stiamo parlando. Però questo aumento annunciato oggi di 17 euro a famiglia andrà messo in bilancio per l'intera presumibile cifra, di cui sappiamo già che se va bene entreranno nelle casse del comune il 23%. I fitti attivi da parte del comune hanno una riscossione netta del 55%. Per l'ICI, dicono sempre loro, siamo al 25%. E con l'aumentare delle tariffe è presumibile che diminuisca la percentuale, perché è chiaro che una pressione più forte aumenta anche il momento. No, su questo volevo dire, non è l'evasione, l'evasione si aggiunge, perché l'evasione è quello che sfugge al controllo. Questa è l'incapacità di riscossione dell'accertato. Quindi appunto a queste cifre va aggiunta la quota di evasione, che io potrei farvi esempi personali, non lo faccio. No, te devi pentire. Te devi pentire. No, dico le cose che si conoscono, gli evasori totali, che hanno una rilevanza tale anche per le conoscenze dirette che ognuno di noi ha. Lì ci siamo al 25%, le violazioni al codice della strada invece è un'eccezione positiva, siamo al 60% dei criminali riscossi. Ecco, l'altra notizia che leggete sui giornali è la dismissione delle aziende. La salutava favorevolmente Riccardo Maggi, io invece sono molto più allarmato per una serie di motivi. Intanto perché si parla di messa in vendita, e io qua purtroppo i giornali non ci seguono molto in queste riflessioni, ma se ci fosse qualche giornalista vorrei attenzione al modo in cui le notizie vengono date, perché tra le società messe in vendita ci sono dei casi clamorosi, e così comincio a parlare delle società. Si parla per esempio della società di investimenti. Società di investimenti, ne parlo un attimo perché è un caso emblematico che può valere per altre decine di società di questo tipo. È una società creata dal Comune di Roma insieme alla Camera di Commercio e alla Regione al momento della costruzione della Fiera di Roma. Aggiungo anche un esempio a quello che faceva Paolo. La Fiera di Roma come nasce? Il Comune di Roma interroga tutte le norme urbanistiche, consente a un privato, non fa un concorso, consente a un privato di costruire la fiera e poi se la compra. Se la compra come? Attraverso una società di cui detiene il 21%, il 52% della Camera di Commercio e il 21% della Regione, e la compra questa società con un credito, con un mutuo aperto presso l'Unicredit di 180 milioni, rispetto al quale viene data in garanzia l'ipotesi di realizzare cubature sulla vecchia fiera. Nel momento in cui viene approvato un piano regolatore che non prevede, cioè in quell'istante viene approvato un piano regolatore che non prevede quella possibilità, si dice addirittura un concorso internazionale per la realizzazione delle cubature. Cioè, a distanza di 9 anni il debito è cresciuto di 15 milioni l'anno. Il 20 luglio probabilmente
ignorerà l'intero Teatro di Roma, forse tra i tre capannoni che stanno sfruttando, e ci si dice che il comune, se mette in vendita il 21% di questa roba qua, mette in vendita il 21% di un debito di 185 milioni di una società che produce un deficit annuo di 15 milioni. Avevo la fila di persone che si vanno. E così vale per altri casi. L'unica, cioè una sola società, io e gli altri, questo sono anni che stiamo facendo una battaglia, ci sono i primi due casi che l'amministrazione ha dovuto affrontare immediatamente, non aspettare le polemiche, il MEF, i piani di rientro. C'è una sola società che può avere valore sul mercato, si vende il giorno dopo, anzi, c'è già una. Schema di convenzione con l'associazione dei farmacisti italiani, degli industriali del farmaceutico per la cessione, che è farmaca. Il Comune di Roma detiene 44 farmacie comunali. Nonostante le mie pregresse esperienze politiche, io sono un iperpubblicista, quindi non sono. Ma non ha senso che una pubblica amministrazione nel 2014 abbia 44 farmacie, non c'è più il motivo sociale, che vendono i farmaci agli stessi prezzi che ammirati degli altri, offrendo molto meno servizi. In più riesce pure a produrre 15 milioni di deficit che vengono sanati e rifinanziati nel motivo in cui. Allora, come mi fai ad annunciare oggi con una dichiarazione, non con un atto, che metti in vendita una parte quella società quando due mesi fa è rifinanziato il deficit della prodotto. Ma i revisori dei conti ci dicono delle cose bellissime, ci spiegano che a bilancio risultano messi in vendita tre beni immobili di farmaca che non sono farmaci, per cui il comune che adesso sta cercando di voler rientrare per diminuire la massa dei fitti passivi che paga, invece farmaca che vende per poi pagare gli affitti dell'esempio per la farmacia, con una società privata, con il ricavo di una società privata che non era JP Morgan e che non si sa chi è, non c'è nessun incarico dato. E ci dicono anche i revisori dei conti che tra le cose messe in vendita ci sono due cucine Electrolux, il cui ricavo per l'acquisto a trattativa privata come gli immobili è un cellulare di un geometra. Cioè, voi capite di cosa stiamo parlando? Farmacap andava messa in vendita il giorno dopo che si era insediata la giunta. Per cui il mio timore è che queste dichiarazioni siano solo degli esperimenti. Ma poi mi chiedere, allora perché non si fa? Perché ogni società è frutto di è fonte di consulenze, è fonte di impieghi non controllati, è fonte di mala gestione, appunto, in cui la congestione del continuismo continua a insistere. L'altra società, e di nuovo chi mi ascolta sa bene di cosa parliamo, è l'assicurazione. Allora, Roma si è dotata tanti anni fa di una società che dà lavoro a 180 persone, che è un broker assicurativo che compra prodotti sul mercato e li rivende al proprio valore. Quindi quando contestavo sta cosa, questo lo facevo in giunta in maniera formale, almeno, mi dicevano, ma è una società inattiva. E grazie che è inattivo, e vorrei pure vedere, li paghiamo tutti, compra e rivende a te stesso, voglio pure vedere che stai in passivo. E io ho imparato nei mesi scorsi uno dei motivi per cui questa società esiste, perché viene sottratto all'avvocatura del comune buona parte del contenzioso, e attraverso la società Assicurazioni di Roma viene affidato, parliamo di migliaia di cause, a professionisti esterni che erano 10